Buonasera in studio Massimo Bonella per Montepulciano, notizie alle 19:32, questa è Radio Science TV in collaborazione con la testata giornalistica ONews, Pianeta Oggi TV di Venezia. Montepulciano è la città eterna, paesaggi e vedute dall'estetica del Grand Tour alla metà del secolo XX. Dal 15 luglio al 7 ottobre il Museo Civico Pinacoteca Crociani di Montepulciano presenta una mostra che mette a confronto Roma e Montepulciano attraverso le immagini che di esse hanno trasmesso protagonisti e comprimari del Grand Tour. Roma e la campagna romana, come anche Montepulciano e i suoi dintorni campestri, rivivono negli oltre 100 oli, disegni, acquerelli e incisioni d'epoca con lavori di artisti, tra questi Labruzzi, Pacetti, Sartori, Petrassi, Ranieri, Rossi, Ettore, Roesler, Franz. Molto interessanti sono anche le vedute che di Roma e di questa parte di terra senese propongono artisti stranieri per i quali il Grand Tour ha significato un vero cambio di paradigma. Lo spagnolo Martin, l'inglese Samuel Prout, il bavarese Karl Frommel, e altri ancora, e così. Accanto ai dipinti, la mostra propone una selezione di altri materiali che, portati dal servitore, accompagnavano il turista nel suo lungo percorso. Vita, morte e meraviglia, 43° Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano. Il cantiere entra nella sua ultima settimana. Anche quest'anno, grande successo per questa rassegna che alla fine avrà visto portare in scena oltre 50 appuntamenti tra opera, teatro, musicale, danza, performance, eventi sinfonici, musica da camere. Come per le precedenti edizioni, a Montepulciano si sono incontrate prestigiose star internazionali e giovani talenti nel più autentico spirito della manifestazione ideata da Hans Werner Henze. La direzione artistica è di Roland Boer, con il coordinamento artistico di Giovanni Oliva. Dal 17 giugno al 14 ottobre 2018 Palazzo Bracci ospita 900 opere di questo grande disegnatore italiano. Parliamo di Frezzart, antologia di un sogno. Dunque, queste opere di questo grande disegnatore italiano su 1700 metri quadri di superficie espositiva. Sono più di 20 collezionisti che hanno prestato le loro opere, 4 gli editori presenti con altrettante novità editoriali. E poi primo concorso di disegno organizzato con la Scuola Internazionale di Comics proprio in occasione di Frezzart. Frezzart.com per maggiori informazioni. Il Tempio di San Biagio dopo Antonio da San Gallo, storia e restauri. Dal 22 aprile al 4 novembre, un evento espositivo di grande rilevanza per celebrare in modo adeguato il quinto centenario dell'edificazione del Tempio di San Biagio, uno dei più celebri capolavori dell'architettura rinascimentale italiana. Per l'occasione è stato rivisitato e riproposto l'arredo originale interno della chiesa realizzato a partire dall'ultimo quarto del Cinquecento, secondo le nuove regole emanate dal Concilio di Trento in materia di apparato liturgico e di arte sacra. La mostra presenta anche una sezione documentaria che ospita immagini, dipinti, incisioni, piante e prospetti dell'interno prima della distruzione degli altari che saranno rinnovati successivamente. Maggiori informazioni potete telefonare al seguente numero 0578 71 95 26 oppure 71 70 62. Leonardo da Vinci, Anatomie, macchine, uomo, natura. Dal 21 aprile al 7 ottobre, la fortezza di Montepulciano ospita una mostra che mira a mettere in luce uno degli aspetti più innovativi dell'opera del genio leonardesco, per il quale macchine, corpo umano e natura sono governati dalle medesime leggi universali. Un'idea che trova l'espressione in una serie di magistrali disegni che segnano la nascita della moderna illustrazione scientifica. La mostra si articola in sezioni dedicate all'anatomia delle macchine, agli studi sul corpo umano, alla geologia e all'architettura. Aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:30, ingresso 5 euro. Maggiori informazioni potete consultare questo sito internet Leonardo
anatomie.it, oppure telefonare al numero 0577 28 63 00. Abbiamo ancora una notizia: mostra collettiva in Fortezza, 11 artisti, 9 del territorio e 2 americani, per una collettiva d'arte che è ospitata dalla Kensab State University nella Fortezza di Montepulciano, unica sede italiana di questo prestigioso ateneo americano. Sono le 19:37, abbiamo ancora una notizia che riusciamo a dare: Festa dello Sport. Dal 26 al 29 luglio e dal 2 al 4 agosto, allo stadio Bruno Bonelli, nel capoluogo, una lunga serie di eventi sportivi, ma anche all'insegna star bene tutti insieme. Sport, ovviamente, stand gastronomici, ballo e momenti di sano divertimento. Venerdì 27 luglio, con partenza alle 20:30, notturna del Poliziano, gara podistica di 7 km e passeggiata ludico-motoria. Informazioni 0578 71 68 35. Bene, con questa notizia chiude qui il notiziario Montepulciano Notizie, in onda in collaborazione con montepulcianoliving.it. Letture in studio di Massimo Bonella, grazie per la vostra cortese attenzione. A breve seguirà il notiziario dell'Istria. Gentili signore e signori, buonasera.